Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi un video sui prodotti buy, cioè compro, oppure buy, cioè ciao. Sono tutti prodotti che sono super famosi, se ne parla ovunque, su Instagram, sui social, sicuramente ne avrete sentito parlare. E io li ho testati, ho fatto da cavia come al solito per voi. Quindi vedremo se mi ci sono trovata bene oppure se non mi ci sono trovata per niente bene. E quindi daremo un voto ad ognuno e vi dirò anche i prezzi di ogni prodotto. Quindi iniziamo subito con la Sweet Peach Palette di Too Faced. Ok, tutti avrete sentito parlare di questa palette. Su Instagram si sono visti miliardi di tutorial su questa palette. Si trova da Sephora e costa 45€. È di Too Faced, come ben sapete, quindi la qualità è sicuramente molto alta. Il prezzo ovviamente non è basso, ma ripeto, questo brand ha tutto prodotti di alta qualità e che quindi non hanno un costo ridotto. Gli ombretti però c'è da dire che sono 18, quindi sicuramente per questo prezzo si ha una bella palette varia, con un sacco di ombretti. Ci sono un po' tutte le colorazioni, sia quelle più naturali che quelle un pochino più pazze, quelli magari un po' più scuri, rosati, non li uso moltissimo, ma i marrone eccetera, insomma, che hanno inserito in questa palette mi piacciono molto. Devo dire che c'è un range molto vasto. L'unica cosa, avrei preferito un po' più ombretti matte e meno shimmer, perché vanno molto più di moda adesso, mi ci trovo molto meglio, insomma, quindi non credo di aver mai utilizzato questo, che è super super glitteroso. Questa si chiama Sweet Peach, cioè pesca dolce, perché profuma effettivamente di pesca. Non avevo mai trovato un prodotto che profumasse di pesca, ma questo, vi garantisco che è proprio questo il suo profumo, è paradisiaco a dir poco. Poi io sono fissata con le fragranze dei prodotti, quindi per me è tipo il top. Quindi a questo prodotto darei 5 stelline, se non fosse per i troppi ombretti shimmer, secondo me, quindi ne diamo 4 stelline alla Sweet Peach Too Faced, che è davvero un ottimo prodotto. Altro prodotto che si è visto veramente ovunque è il Prismatic Rainbow Highlighter, un illuminante color arcobaleno. Questo è di Essence, il prezzo è 4,49€, si trova appunto da OVS, da Coim, se non sbaglio, insomma dovunque ci sia uno stand che vende il brand Essence. Ed è effettivamente quello che dicono, cioè un illuminante colorato, un illuminante arcobaleno. Il problema che ho io con questo prodotto, e vi dico subito che non mi è piaciuto tantissimo, è che, allora, è figo da vedere e sicuramente capisco perché è così famoso su Instagram, un po' ovunque, perché è veramente figo da vedere, ci sono un sacco di video su come farlo in casa eccetera. Il problema è che se sei molto chiara come me e non hai una carnagione scura che faccia da base, i colori mischiati assieme diventano tipo grigio e ti spengono un sacco l'incarnato. Io ho provato ad utilizzarlo, ma non c'è niente da fare, non mi trovo bene con gli illuminanti colorati, figuratevi se mi trovo bene con un illuminante composto da 4 colori. Davvero, secondo me questo è un prodotto strafigo, ma usatelo solo se siete abbronzate oppure se avete già una pelle non fantasminica, non esiste questa parola, io la metto sempre, una pelle non fantasminica come la mia, perché altrimenti non è proprio il massimo, vi fa un effetto grigio e sapete, i colori se si mischiano assieme è inevitabile, è un po' come a scuola con le tempere, quando si mischiano tutti assieme l'effetto è grigio, e questo è l'effetto che purtroppo fa questo illuminante su di me. Mi dispiace un sacco perché i prodotti Essence mi piacciono molto, il rapporto qualità-prezzo di Essence è imbattibile, non c'è un brand migliore per quanto riguarda appunto qualità-prezzo, ma questo purtroppo su di me non funziona. Se siete chiare, non lo consiglierei. Su 5 stelline io a questo prodotto ne darei 2, solo per il fatto che l'idea è veramente strafiga, però su di me purtroppo non funziona. Altro prodotto di cui parleremo oggi è il Hangover Primer di Too Faced. Anche questo si è visto veramente ovunque su Instagram. Io l'ho usato moltissimo, infatti sto per finirlo e credo di avervene già parlato in un tutorial, non sono sicura, ma mi sono trovata molto bene con questo primer. Ti fa durare il trucco tutto il giorno, naturalmente non fa miracoli come i primer pieni di siliconi, questo ve lo devo dire, però almeno so che posso stare tranquilla, non mi creerà brufoli, punti neri, è molto leggero ed è appunto, è più una crema idratante. Se lo sentite come consistenza, è proprio davvero più una crema idratante che un primer.
amo questo primer, so perché tutti lo usano, perché è unico nel suo genere, provatelo, testatelo da Sephora se ancora non l'avete provato, è fantastico e va benissimo anche per chi come me non è troppo abituato ad usare primer. Stelline, io ne darei 5 a questo prodotto perché è fenomenale, quindi 5 stelline per l'Hangover Primer. Next, altro prodotto, più che prodotto, oggetto che si vede un sacco su Instagram, è l'orologio Daniel Wellington. Allora, io vedo da anni foto di polsi con gli orologi Daniel Wellington e vi anticipo, io ho sempre i choker che si muovono, io vi anticipo che voglio farle anch'io perché mi sta piacendo molto questo orologio, ve lo dico, mi sono stati inviati 2 o 3 e lo sto portando da un po'. Allora, mi piace molto l'abbinamento, questo è il modello Bondi della collezione che si chiama Classic Petite, mi piace perché il cinturino è in vera pelle, quindi sono orologi di qualità, il cinturino è intercambiabile, quindi si possono cambiare i colori, ma a me piace moltissimo l'abbinamento tra bianco e color oro. Questi orologi si possono acquistare sul sito Daniel Wellington, questo particolare modello costa 149 euro, l'azienda mi ha dato il codice Kiss and Makeup, ve lo scriverò comunque giù nel box informazioni. Se volete potete avere il 15% di sconto su qualsiasi orologio dal sito appunto Daniel Wellington. Ci tengo a sottolineare perché poi mi viene sempre detto: ah, ma tu ci guadagni? No, io non ci guadagno niente. Se voi acquistate un orologio con il codice sconto io non ci guadagno, ci tengo a sottolinearlo perché non voglio mai guadagnare dalle vendite dei vari prodotti, non voglio guadagnare dai vostri acquisti, quindi io ve lo dico perché può essere utile e per il fatto che comunque hanno una qualità molto alta, ma il prezzo non è per niente alto appunto se lo confrontiamo con altri orologi della stessa qualità. Io come stelline non lo sto portando da tantissimo, quindi magari non so come a lungo termine, ma sicuramente è un ottimo orologio, mi piace molto, oggi una gonna bianca e quindi l'ho abbinato e sicuramente darei 4 stelline su 5, dai, se lo avessi usato un po' più a lungo avrei dato 5, ma diamo 4 stelline su 5 al Daniel Wellington. Next, quelli che mi stavano cadendo sono i lingerie di NYX. Allora, si possono acquistare ovviamente in tutti i negozi NYX e rivenditori NYX, ci sono un sacco ormai di negozi monomarca NYX in Italia, il che mi rende felicissima, e costano 8,80 euro, quindi hanno un prezzo relativamente basso rispetto ad altri prodotti simili. Mi piace molto la formulazione di questi rossetti, perché sono dei rossetti liquidi, sono molto pigmentati, mi piace appunto il fatto che scrivano bene, hanno un'ottima resa sulle labbra, mi piace il fatto, hanno un'ottima durata, mi piace il fatto che siano confortevoli sulle labbra, non le seccano per niente. Io però ho un grosso problema con questo prodotto e vorrei non averlo, ma purtroppo ce l'ho. Allora, su tutte le shade che io ho, e ne ho altre, l'unica che mi sta bene è praticamente questa. Tutte le altre, e io ve lo giuro, tutte le altre, alcuni sono ancora, un paio sono ancora incelofanati perché già li vedo, cioè sono troppo scuri per me. Io non so se questi prodotti li abbiano studiati per le persone con una carnagione scura, non capisco come mai, ma non mi è mai capitato di avere un prodotto che mi viene inviato in tutte queste tonalità e praticamente non ce n'è una che mi stia bene, perché l'unica che vi ho fatto vedere sono più o meno queste due che io comunque posso indossare, non sono dei nude, vengono fuori comunque scuri, e io invece da questi mi aspettavo di avere proprio un range di tonalità nude. Quindi se siete chiare di carnagione, io ovviamente sta cadendo tutto, quindi se siete chiare di carnagione io non mi sento di consigliarveli, perché ne ho provati un sacco ma non riesco a farmeli piacere solo per le colorazioni, perché la formulazione, il prezzo e sono fantastici, il problema sono proprio i colori. Credo alla fin fine che siano stati formulati per carnagioni più scure, perché altrimenti non so come spiegare il fatto che non c'è un nude tra tutti questi che io ho che sia adatto alla mia carnagione. A questo prodotto non mi sento davvero di dare più di 2 stelline solo per il fatto delle colorazioni. Non fosse per questo, è fantastico come resa, durata, colore, è fantastico. Il problema per me sono proprio le colorazioni, non esistono nude per chi è chiara come me, e quindi appunto do 2 stelline su 5.
Next ci sono i Dior Edit Lip Tattoo, questo nuovissimo prodotto di cui si sta parlando un sacco sui social. Ora stanno andando un sacco le tinte e questi Dior sono appunto il nuovo trend. Si trovano da Sephora, un po' in tutti i negozi Limoni, Douglas che vendono il marchio Dior, e il prezzo è di 30,90 euro, quindi è un prezzo alto, ma insomma un po' come tutti i prodotti del brand Dior e di brand insomma allo stesso livello. Sono dei veri e propri tatuaggi per le labbra e sono perfetti per l'estate, quando magari ci bagniamo, siamo al mare o comunque sudiamo eccetera, questi restano là. Da quando mi sono arrivati li sto testando ogni giorno e veramente non ti deludono assolutamente, perché se si chiamano lip tattoo è proprio perché sono dei tatuaggi. Io oggi sto indossando questo, sono un pochino più scuri di quello che si potrebbe pensare vedendoli nel packaging, perché ho questo e poi sotto ho questo, quindi un mix di questi due. Sono comunque piuttosto scuri poi sulle labbra, non so come mai la resa sia così scura, vabbè che io anche ho le labbra molto pigmentate di mio, ma non se ne vanno, mangiate, bevete, correte, sudate, cioè questi rimangono là. Promettono una resa di 10 ore, una tenuta di 10 ore ed è assolutamente così. Sono anche, faccio vedere, perfettamente no transfer, quindi non macchiano, insomma sono fenomenali. Io a questi do 5 stelline su 5 perché non ho trovato niente che non vada bene con questi prodotti, fanno esattamente quello che promettono di fare, quindi 5 stelline su 5. Poi c'è l'Ultra HD di Makeup Forever fondotinta in stick, però perché c'è anche quello liquido, questo è in stick. Si trova naturalmente da Sephora, dove vendono insomma il marchio Makeup Forever, e il prezzo è di 40,90 euro, quindi il prezzo è piuttosto alto, ma d'altronde un po' tutti i prodotti del brand hanno questo prezzo. Vi devo dire la verità, io amo il fondotinta liquido, l'Ultra HD liquido è fantastico, non si vede addosso, il range di colorazioni è fantastico anche quello, perché la seconda più chiara per me è perfetta e io ho grosse difficoltà a trovare fondotinta del mio colore, voi lo sapete. Anche il range di colorazione di questo prodotto è fantastico, perché questo, vi faccio vedere, è perfetto per me, sembra un po' chiaro ma poi se lo sfumo è il mio colore perfetto. Il problema di questo prodotto è che si vede addosso. Io ho provato ad applicarlo con la beauty blender umida, con il pennello, con le dita, non c'è niente da fare, questo prodotto si vede addosso e non riesco a capire come sia possibile, perché su Instagram tipo in tantissimi ne parlano bene. Non so se la mia pelle, io non l'ho provato con un primer, devo essere sincera, forse con un primer potrebbe andare meglio, però da solo io questo prodotto, cioè c'è scritto che è invisibile, io vi giuro che su di me si vede, non so perché, non so, cioè non riesco a capire. Sono stata anche alla dimostrazione a Parigi in cui la makeup artist lo applicava sulla modella e cioè era perfetto su di lei, però su di me questo prodotto non funziona. Ripeto, tutta la linea HD dal fondotinta liquido alla cipria, ci sono tutti i prodotti che io amo e uso quotidianamente, ma il stick non lo consiglio. Il voto che darei su 5 stelline, io ne darei 2, ma davvero, e sono abbastanza buono oggi perché non do una stellina a nessuno, però ne do 2 solo per il fatto che il range di colorazioni è davvero fenomenale. Per questo si sono veramente fatti in 4, perché c'è una colorazione per ognuno, ma la resa di questo prodotto, non so quanto sia la durata, ma la resa di questo prodotto non va bene, cioè un fondotinta non si deve vedere e questo si vede. Altro prodotto che si vede ovunque su Instagram è questa, è la Coco Shine di Hello Body. Questa è una maschera per capelli, si vedono un sacco di prodotti di questo brand su Instagram, ma io oggi vi parlerò della maschera appunto per capelli. Si trova sul sito hellobody.it, recentemente ha cambiato packaging ma è la stessa, e costa 24,99 euro. Devo dire che per questo prezzo avrei preferito avere un pochino più di prodotto, perché io non ho capelli lunghissimi né molto folti, ahimè, per mia sfiga, e di questo faccio 2 o 3 utilizzi. Immagino che chi ha i capelli molto lunghi eccetera non possa fare più di 2 utilizzi. Ma allora, questa maschera per i capelli è davvero fantastica, nel senso che gli ingredienti sono tutti naturali, sono solo oli, burri, e veramente sa di cocco, perché il primo ingrediente è appunto olio di cocco, sono tutti ingredienti appunto che i capelli fanno bene, quindi sono tranquilla, posso lasciarla sui capelli anche per 1 ora, 1 ora e mezza, 2 ore. So che non
me li aggredisce, so che non mi provoca nessun tipo di problema, non me li lascia stopposi. Insomma, io amo questa maschera, la uso con molta molta soddisfazione, i miei capelli non saranno mai folti e lucenti come insomma le pubblicità, perché ho dei capelli sfigati di mio, sono molto sottili, sono molto deboli, insomma il capello biondo, se poi vai a farci i colpi di sole come me, sei sicura che purtroppo te li ritrovi un pochino stopposi, un pochino secchi, però questa maschera mi aiuta tantissimo, ha un profumo buonissimo, ingredienti ottimi, mi fa un bel effetto sui capelli, me li idrata per bene, li lascia morbidi e profumati, quindi a questa maschera darei 5 stelline, non trovo niente che non vada bene in questa maschera, fa appunto anche lei quello che le viene chiesto, sì, potrebbe costare un pochino di meno, ma non è esagerato secondo me, e quindi 5 stelline le darei. E poi, ultimo prodotto per oggi, è il Magnificent Matte Top Coat di Cieté. Allora, questo prodotto si è visto ovunque su Instagram, perché va un sacco di moda, lo smalto opaco, quindi quale meraviglia può essere migliore di un top coat che ti rende tutti gli smalti matte? Naturalmente l'idea è fantastica. Questo è di Cieté, si trova appunto sul sito di cietelondon.com e costa 12 sterline, quindi direi più o meno 14 euro. Allora, secondo me il prezzo per essere Cieté non è poi così male, anche se non è un prezzo basso. Cieté è questo brand famosissimo, loro hanno tutte le idee per primi praticamente, sono conosciutissimi per un sacco di nail art particolari e bizzarre a volte, ma hanno sempre loro le idee per primi. Il problema grosso di questo top coat è che non ti rende lo smalto opaco, ti forma tipo delle strisce sulle unghie che sono orribili. Io l'ho provato con diversi, con base coat e poi smalto, solo con lo smalto, ho provato a farlo asciugare tipo un giorno intero, perché magari dicevo, boh, magari sono io che non lo faccio asciugare bene, cioè io vi giuro, questo prodotto non funziona, ho provato a shakerarlo, ho provato, cioè è proprio lui che non funziona, quindi io volevo solo avere uno smalto opaco sulle unghie, invece mi sono ritrovata le unghie piene di righe. Sì, lo smalto stava diventando opaco, ma tipo molto strano, cioè una riga è opaca, un pezzetto no. Detesto questo prodotto e su 5 stelline ne do una. Questo è forse l'unico prodotto a cui ho dato una stellina. Sì, mi sa di sì, scrivetemelo, ma mi sa di sì. E, però se la merita tutta, vi giuro, perché cioè è terribile. Quindi una stellina su 5 a questo prodotto. E niente, questo è proprio tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, ovviamente qualsiasi cosa, richiesta e tutto, scrivetemi nei commenti, ve lo dico sempre, ma li leggo sempre tutti, vi lascio un cuoricino. E niente, voglio anche ringraziarvi perché mi lasciate sempre dei commenti fantastici, quindi io vi amo, vi giuro. E niente, ci vediamo alla prossima, prometto che faccio più video perché nell'ultima settimana ho caricato un po' di meno e questo non mi piace, quindi devo assolutamente farne di più, quindi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima.